Venezia. Vengo da Assini, un piccolo paese della provincia di Oristano. Ho 26 anni e da poco tempo a questa parte ho deciso di riprendere in mano l'arte che mi era stata tramandata da piccola, da quando avevo 8 anni. Mia mamma mi ha insegnato a ricamare, poi sono stata anni nella ristorazione, mi sono diplomata all'alberghiero e poi a 25 anni ho capito che non ero felice di quello che stavo facendo e quindi ho deciso di seguire questo sogno del cassetto. Ho deciso di fare dei corsi sui ricami sardi che mi hanno permesso appunto di imparare tutte le tecniche e tutti i punti. Quindi da lì comunque gioco molto di fantasia e realizzo comunque anche altre cose. Questa è una betua. Questa invece è una mia fantasia, è un portacellulare. Questo l'ho realizzato che avevo 10 anni. Wow! 10 anni? Sì. In particolare è tipico campidanese. È tipico campidanese perché ci sono degli elementi che sono tipici della nostra zona, come per esempio l'uva, le spighe, che ancora qua non ho terminato, però potete vedere su questo scialle determinati fiori che sono tipici della nostra zona. Questi sono scialli interamente realizzati a mano, partendo dall'imbottitura, questa parte in rialzo che serve appunto per dare l'effetto in 3D, i colori, tutti i dettagli che vengono fatti e le frange. Anche altre cose come degli asciugamani ricamati appunto a croce. Poi, utilizzando sempre il tessuto, il filato dello scialle sardo, portachiavi ricamati. Poi, adesso che siamo in tempo di Natale, palline di Natale ricamate, sempre utilizzando tessuto e filato dello scialle sardo, elastici per capelli che richiamano sempre la tradizione sarda, degli orecchini ricamati a mano. Allora, mi trovate sia su Facebook che su Instagram nella pagina Cosire.